Andava, aspetta. Dai, zitto! Andrai, la voce andrai, piangerai. 3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazze, oggi siamo arrivati qui con il nuovo video. Se sul mio video c'è un video, indovina la canzone! Ebbene sì raga, oggi praticamente Giulia ed io ci sfideremo a indovina la canzone, cioè io dirò una strofa, una frase di una canzone a Giulia senza cantarla, senza niente, come se la stessi leggendo tranquillamente, e Giulia deve provare ad indovinarla. Se non ci riesce solo leggendo la frase, la dovrò intonare. Chiederò l'aiuto. Esatto, chiederà l'aiuto e quindi la dovrò intonare o viceversa, insomma, avete capito? E quindi niente. Posso aggiungere? Allora, come prima cosa, raga, se leggiamo solo la strofa della canzone, lei, se non si farà aiutare, prenderà 3 punti. Quindi leggendola capirà la canzone, ci dirà il titolo e prenderà 3 punti. Invece se canteremo e ci facciamo aiutare e noi indoviniamo la canzone, un punto. Però se non le indovina, 0 punti. Esatto. Quindi iniziamo. Ora possiamo iniziare. Però decidiamo sasso carta vuoto. Il nostro famoso sasso carta vuoto. Ci accompagna sempre. Ale, io so il coreano, cioè non lo so se come si dice, però so come si dice in giapponese. Come si dice? In giapponese. Vai dai. Vabbè, non fa niente, vai. No, perché fa sasso, uno, due, tre. Capito? Vai. Cioè, vai. Sasso carta forbici. Sasso carta forbici. Oggi abbiamo anche l'accompagnamento del nostro letto rimbalzino. Come sempre. Allora, ma ogni anno ci facciamo sasso carta forbici. Che? Okay. Quindi dopo io vado a lei. Allora, mi ci pensare a una canzonzina. Allora, chiediamo io anche. Non la farò facile. Una bella, sempre del momento, però è un momento di battere. Sto pensando. Aspetta, però voglio vedere una cosa, mica se... Ok. Ho trovato un bel sito dove ci sono un po' di testi. Top. Speriamo che non me la fa lei a me. Allora, dalle, solo una cosa, raga. Prenderemo una frase che... Io ho trovato la frase, ma io ho preso una frase a caso. Cioè, ho preso una frase del testo. Sì. Vai. Bisogna leggere il ritornello. Okay. Vabbè, però il ritornello di volte. Allora no, allora però sì, il ritornello, però che non c'è il titolo. Esatto. No, vabbè, può succedere. Il ritornello, dai. E la mamma, qua c'è proprio tutto. Vai. Massimo, però deve essere non tutto. Fermati da Massimo. Ok, inizio io. Vai. No, questo è troppo facile. Vai. No, vai. No, non ho guardato, giuro. No, non ho guardato. Vai. Dove sei finita, amore? Oddio, però. Come? Non. Giulia, devi leggere ci normalmente. Sei più. No, leggila bene, se credi. Dove sei finita? No, perché non la so leggere senza la cantata. Amore. Come non ci sei più? Ah, voce di Madame. Cantala. Aspetta, com'era la parola? Dove sei finita, amore? Dove sei finita, amore? Perché non ci sei più. Basta, vai, su, risparmiami il concerto. Va bene, ha vinto. Vai. Un punto. 3 punti. Vai, dove sei finita, amore? Si è fatto tutto rosso. Ok. Lei ha vinto 3 punti, io 0. E ti dico che mi manca. Vai. No, non ho visto, giuro, non ho visto. Non guardare. Allora... mai smetterai, canterai, perderai la voce. La volevo fare io, però non mi ricordo. Mai, perché andrai, piange. Vabbè, quello che è, avete capito? Allora, è di Rama di sicuro. È tipo brividi. No, aspetta, vertigini. No, non si chiama vertigini. Non sto dicendo vertigini, sto provando a unire parole. È l'ultima possibilità. Vertigini. Canta, lo potessi dire in mente. Perché andrai? Raga, lo so. Lo so. Titolo? Irama l'ha indovinato. Sì, però... No, mi potete dare un punto se indovinato Irama? No. Rileggi la frase. No, aspetta, me la ricordo. Mai smetterai, canterai, perderai la voce.
No, non l'ho vista, no, non l'ho vista, ho visto solo, vabbè, vedo solo frasi nere, quindi... Ah. Mai smetterai, no, com'è? Canterai. Andrai, la voce andrai, piangerai, ballerai, non me la ricorderai, no, dai, dai, aspetta, vertigini, la gene, no, vabbè, no, la genesi del tuo colore, sì, no, perché comunque ho sbagliato, qual era il titolo? Aiutato, la genesi del tuo colore. Raga, c'ero vicinissima del tuo cuore, il tuo colore. Andiamo avanti, scegli. Eppure era semplice questa, eh. No, ma non mi ricordo il ritorno. Ma poi un ritorno è un po' più difficile. Se indovina che ci vuole il titolo, eh. Bisogna indovinare il titolo. Scegli un altro, dai, una sempre dell'ultimo momento. Sì. Vabbè, se te la ricordi, puoi anche non leggere. Ok, trovata anche quest'altro. Aspetta, oh. Non sarà più fortuna, tanto. Ce l'ha trovata. Però questa è semplice, è molto semplice. Allora, dico la verità, questa posso leggere l'inizio della canzone perché la conosce. La conosce. Vai. Non la posso dire. È perché la indovina subito, non posso. Allora, raga, tante canzoni che sento, non metà ne, come ne ricordo. Vai, vai, faccio, inizio a fare io. Vai. Ok, non ti piace... Vieni da cantarla, aspetta. Vai. Ok, che sono alto e che ti tratto bene. No, aspetta, ma che non ho capito niente. Ok, che sono alto e che ti tratto bene. Questo è il ritornello? No. No, il ritornello posso dire. No, il ritornello dentro. Il ritornello. Lei mica prima mi ha detto. No, il ritornello quello. Ma stai zitta tu. Te lo giuro. Non posso. Dai. Vado io. No, vabbè, lo cambio canzone, è troppo semplice. Vado io. Vai. Giura. Questa notte chiama. Chiama il vento, lo so, com'era? Aspetta. Oddio, fredde palme e anamena, oppure... Questa notte chiama. Ma devi dire il nome. Questa notte chiama il vento, soffia la torta, fino a qui cantano palome in giro. Oddio, allora c'è De Palma e Anita. No, guarda, non avevamo capito. Ok, il titolo, oddio, non mi... cantala. Questa notte cantala. Non importa, no. Cantala, aspetta. Dai, zitto! La tua voce fino a qui cantano parole in giro per le... Come? Non importa se... Qual è il titolo? Oddio, no, aspetta. Devi dare pure qualche opzione, però. Cioè, muoviti. Io pure ci ho messo tanto, però io ho dato almeno ho parlato. Te la devi cantare lei? Così no, ma non... No, 5. No, che 5, no, 4 e 3. Dai, 60 un minuto almeno. Sì, un'ora. Il video. Sta 53, 54 basta. Qui cantano palome in giro per le strade. Come zitto. Non importa se c'è una canzone. Oddio, com'era il titolo? Ma raga, io sto scioccata. Anch'io sto scioccata proprio. Raga! Aspetta. Dovete commentare tutti sotto questo video hashtag Marghe impazzuta. Sì. Fredde Palma Anita. No, vabbè, Fredde Palma Anita. Basta, dai, su. Paloma, l'hai detta pure nella canzone. Paloma. Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano palome. Oddio, non mi ricordavo che... Dai, ma tocca a te. Mi ricordo che si chiama Paloma. Cantano Paloma in giro per me strada. Aspetta, l'avevo scelta? Sì, penso. E chiamo questa. Non importa se... Se una canzone... Zitta! Allora, le mie scuse erano mille. Chiamami per nome, Fedez, e... Chiamami per nome... Quando avrò perso le parole, hey,
so che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola. Chiamami per nome. Avanti, tre pari. Qui sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle. Io la volevo fare, ma era troppo facile. Tre pari, vediamo un po'. Cioè, Ale, io sono ancora scioccata, raga. Io... Vai, prossima canzone. Allora, ma...